È uno straordinario evento culturale e artistico nel Mugello sotto il cielo di Giotto. L'itinerario si sviluppa da due importanti dipinti di Giotto, la Madonna di San Giorgio alla Costa, visitabile al Museo Beato Angelico di Vicchio fino al 29 ottobre, e la Madonna con Bambino, conservata nella pieve di Borgo San Lorenzo, facendo conoscere opere trecentesche presenti nel territorio che recano in varia misura l'eco della sua arte. L'evento di oggi è un evento straordinario e per il nostro comune, che ha visto nascere Giotto e il Beato Angelio, ma in particolare Giotto in questo momento, avere una sua opera nel nostro Museo di Arte Sacra è veramente un evento eccezionale, un evento di portata storica. Direi. Perché nei 750 anni dalla nascita di Giotto era importante organizzare un evento come quello della mostra della Madonna con Bambino di San Giorgio alla Costa presso il Museo Beato Angelico a Vicchio, però è anche giusto cominciare anche a dare conto delle varie iniziative che nell'ambito dei 750 anni della nascita di Giotto si stanno facendo, e questo è il secondo appuntamento, quindi con la nuova illuminazione della Madonna con Bambino di Giotto all'interno della pieve di Borgo San Lorenzo, l'unica poi a opera presente di Giotto all'interno nel Mugello, quindi quando era anche un'opera di Giotto quando era giovane, diciamo così, in gioventù, e quindi oggi con l'inaugurazione, quindi la nuova illuminazione, ci sarà un nuovo splendore per questo capolavoro, ma anche per tutti gli altri trecenteschi che si troveranno all'interno del nostro territorio, dove non ci saranno soltanto in questa situazione dipinti di Giotto, ma si parlerà di tutti quelli che è la scuola trecentesca e quindi anche di tutte le opere di quel periodo. Stasera diamo nuova luce, proprio il caso di dirlo, a quella che è l'unica opera di Giotto presente sul territorio, che è quella della Madonna con il Bambino. Devo dire un grande lavoro che abbiamo fatto anche come Unione dei Comuni, quindi con l'ufficio turismo dell'Unione dei Comuni, insieme ovviamente alla parrocchia e alla soprintendenza, che ovviamente su queste cose deve essere coinvolto, e anche grazie al contributo della città metropolitana. Il dare luce a quest'opera non è solo un'iniziativa di questa sera, ma rappresenta proprio un investimento strutturale, perché questa nuova illuminazione sarà permanente, quindi potrà godere di nuova luce non solo la Madonna col Bambino, ma anche tutte le altre opere artistiche, non solo della pieve, ma anche del territorio. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale veramente molto vasto e di qualità veramente eccezionale, che forse troppo spesso viene dimenticato, forse non valorizzato adeguatamente. Quindi noi speriamo che con il traino del nome e della potenza artistica, della potenza internazionale di Giotto, di poter poi fare davvero una promozione importante, perché quando il turista, il viaggiatore viene qua in Mugello può conoscere, può scoprire magari tante di quelle cose, di quelle opportunità o di quegli aspetti anche della cultura e della vita che può ritrovare a Firenze appunto nel periodo rinascimentale e non solo, derivano dal Mugello. E quindi questi sono appuntamenti che servono anche a far riscoprire queste bellezze e a dare quindi opportunità a chi soggiorna in Mugello, magari insomma dopo essere anche stato a Firenze, di capire da dove tutto questo è iniziato, da dove tutto questo ha avuto inizio. Quindi nel Mugello, appunto, terra dei Medici, terra di Giotto, terra di Beato Angelico, e non solo, questo da questo punto di vista è soltanto un aspetto per valorizzare ancora di più da parte dell'ufficio dell'Unione dei Comuni, dell'ufficio turismo, il nostro territorio, e la validità anche di mettere in campo varie iniziative che permettono anche da questo punto di vista, magari per la curiosità, di far sì anche da un punto di vista economico, socio-economico, di far sì che questi turisti magari decidano di rimanere un giorno in più in Mugello perché vogliono vedere queste bellezze. Io credo che tutta quella che è la polemica in questi giorni abbiamo visto sul consorzio di bonifica debba essere riportata alla realtà. La realtà dei fatti ci dice che il consorzio di bonifica, grazie anche alla riforma della legge regionale del 2012, è l'ente che si prende cura dei nostri fiumi e dei nostri fossi. In un momento dove soprattutto in territori come i nostri il dissesto idraulico idrogeologico continua ad essere purtroppo un problema che affrontiamo quotidianamente come amministrazioni comunali, poter avere, grazie al rapporto di collaborazione che noi abbiamo come Unione dei Comuni con il consorzio di bonifica, ci permette di fare una serie di interventi molto importanti per la pulizia soprattutto degli alvei dei fiumi, penso alla Sieve e penso anche ai suoi affluenti. I dati parlano chiaro: nel 2016 abbiamo fatto oltre 2 milioni e mezzo di lavori sia di manutenzione ordinaria e straordinaria sui nostri fiumi e fossi. Tra l'altro il fatto di poter fare i lavori come Unione dei Comuni ci permette anche un controllo diretto rispetto ai fabbisogni che abbiamo sul territorio. Io credo che la
tassa di bonifica, l'imposta di bonifica sia un tributo molto importante, perché permette davvero di fare una serie di lavori di manutenzione sul territorio. Il tutto tra l'altro rendicontato in maniera molto trasparente, quindi ovviamente il consorzio di bonifica, così come l'Unione, hanno bisogno non solo di appaltare i lavori ma anche una struttura di progettazione che porta avanti questi progetti. C'è un piano di classifica annuale che altro non è che l'insieme delle esigenze che abbiamo sul territorio. Il rapporto è molto positivo e lo vediamo, basta insomma passeggiare lungo la Sieve o lungo i nostri affluenti per vedere quanti lavori sono stati fatti da parte dell'Unione tramite la collaborazione del consorzio di bonifica.